Buonasera a tutti. Per quanto riguarda questa 20ª edizione della Maratona Città d'Arezzo, come vedete c'era questo, diciamo questo piccione sopra Guido Monaco che probabilmente poteva portare fortuna, ma quest'anno è stata un pochino una giornata particolare. Saluti da Fabio Sinatti e Moreno Sinatti. Cioè, non siamo stati fortunati, ma insomma siamo stati insomma diciamo graziati, perché l'organizzazione ha retto, il tempo non è stato come volevamo noi, il tempo, insomma, con le condizioni atmosferiche, però tutto sommato l'organizzazione ha retto. Ecco, fra l'altro qui avevamo ovviamente i portici che in estremis è stato utilizzato, come pure Piazza Guido Monaco con gli stand, insomma tutto sommato alla fine, Moreno, insomma la macchina organizzativa ha retto a questo, diciamo a queste condizioni meteo che effettivamente ci hanno un pochino danneggiato, sì. Già dal sabato sera, insomma. Sì, sabato sera ci ha buttato giù il palco. Comunque poteva andare peggio, diciamo che vedete, ecco, adesso vedete già proprio le immagini prima della partenza. Prima, sì, perché partire con le condizioni atmosferiche in questo modo non è facile, tenere fermi 10-15 minuti gli atleti dietro, fermi proprio dietro l'arco della partenza, non è semplice, però ecco, ce l'abbiamo fatta e insomma è andata bene dopo. E avete visto subito partenza molto forte da parte di Kemei, che erano fra i protagonisti, diciamo fra i papabili vincitori di questa competizione, ma direi che ha retto anche la massa di concorrenti che avevamo timore, viste le condizioni meteo, non si presentassero, sì, al via. Negli agonisti qualche defezione c'è stata, una settantina di defezioni, però ecco, in compenso è stata supportata dalla discreta presenza della non competitiva, perché effettivamente con le condizioni in questo modo chi lo faceva fare di fare, cioè no, è gente che non è abituata a gareggiare, insomma a correre o a camminare nelle condizioni in questo modo, invece hanno avuto coraggio e sono partiti molti. Ecco, devo ringraziare molto anche le scolaresche che vedete qui con questa maglia, diciamo, verde, ma purtroppo molti sono dovuti sopportare anche con giacche a vento, con altre cose, che invece potevano avere una macchia ben definita di questa manifestazione, che fra l'altro spreco zero con AISA Impianti che ha messo a disposizione, insomma, queste maglie, diciamo, per tutti i partecipanti della non competitiva. Quindi intanto vediamo i protagonisti, fra cui Stefano La Rosa, che ha cercato bene o male di stare nella testa della corsa. Ovviamente diciamo la concorrenza è stata molto agguerrita, sì, Moreno. Il lotto dei partecipanti era, il cast, diciamo, era molto elevato, insomma, ecco, sì, sì, era importante. Dopo vediamo il risultato finale, che effettivamente il cast era eccezionale, non è che era una garettina così, era una garettina molto molto importante anche a livello internazionale. E qui già subito, proprio perché volevano tentare di fare questo famoso record che era nell'aria, era, diciamo, pronosticato papabile, visto anche il valore in campo degli atleti presenti. Sì, sicuramente, cioè, se nel tempo le condizioni atmosferiche erano un tantino meglio, il record sarebbe stato fatto. È stato mancato per 5 secondi, però ecco, insomma, sono andati tutti 4 secondi, considerando, diciamo, che a un certo punto, ecco qui in questo momento, il tempo è stato, diciamo, abbastanza clemente, sì, ma poi sì, dopo si alternava fra folate di vento e pioggia a attimi di respiro, però ecco, e qui vediamo anche il gruppo femminile capeggiato anche fra l'altro qui da Graziana Emanuele, l'atleta che poi diciamo è risultato fra i protagonisti per quanto riguarda i vigili del fuoco, insomma, ecco. Però qui vedete proprio le donne, 5 atlete, tutte ovviamente africane, che erano al comando della gara, quindi hanno fatto gara per conto proprio, ma effettivamente è stata una gara forse entusiasmante anche dal punto di vista femminile, perché fino alla fine effettivamente la cosa era molto molto incerta. Sì, secondo me erano tutte, si equivalevano, quindi c'era una in particolare, il numero 800 doveva essere quella migliore, perché aveva fatto ultimamente i tempi migliori, invece dopo il risultato un po' diverso. Qui intanto vediamo Niola, poi Fatichenti, poi Dibra, insomma, ecco, gli atleti anche di casa nostra, Fabio Guidelli, Banelli e altri che sono nelle posizioni, diciamo, intermedie. Però direi grande comportamento da parte degli atleti di Arezzo, che sono ben distinti. Hanno fatto una bella gara, tutti anche con ottimi tempi, qualcuno ha fatto anche personale, quindi sicuramente questa è una mezza maratona che in condizioni ideali potrebbe riuscire a fare degli ottimi tempi.
Ecco, proprio vediamo anche i vari passaggi che sono stati abbastanza, diciamo, importanti. Qui vediamo sempre Kemei, l'atleta del puro sangue, atleta keniano che ha vinto la maratona di Udine anche in quell'occasione lì, condizioni meteo avverse, quindi situazioni veramente di precarietà che hanno messo a dura prova gli atleti. Qui sette atleti che potevano ovviamente tutti ambire alla vittoria finale fra Vangi, Kemei, Maio, Vangi, Joel Mania, Nyakundo, Indiva e Tiongic. Questi erano un po' gli atleti di testa che hanno mantenuto la testa della corsa per i due terzi, diciamo così. Poi dopo, diciamo nella seconda parte, proprio anche in virtù delle condizioni meteo, vedete anche il vento in quel Sì, caso questo lì. qui è un tratto dove il vento ce l'avevamo sempre contro. Io ho gareggiato, ero molto più indietro, poi c'erano dei tratti che proprio c'era, che veniva improvvisamente il vento con l'acqua, quindi li trovavi sempre qui. E c'erano dei tratti che correvi malissimo. Ecco, qui abbiamo visto anche Stefano La Rosa che bene o male cercava di tamponare un pochino questo distacco tra la testa della corsa e gli immediati inseguitori, però si collocava sempre nelle posizioni, diciamo, interlocutorie importanti. Qui lo vediamo proprio a spingere, considerando anche che non è il periodo adatto per lui che sta già ripreparando Le per i campestri. cross che saranno, diciamo, da qui a breve. Quindi è stato, diciamo, una specie di rapporto anche di amicizia per portarlo qui ad Arezzo. E considerando anche quello che c'è in giro, sostanzialmente Arezzo è stata fra le mezze Cioè, maratone più prestigiose a livello nazionale. no, sicuramente non ha fatto il botto con il tempo del primo, ha fatto uno e qualcosa, però dopo ce n'erano sei, mi sembra, sei atleti, sono scesi sotto l'1,03, quindi 1,02, 1,02, 1,02, insomma, in Certo, Italia certo. non Non è ce ne sono stata tante, corsa, no, non sì. è Ecco, stata corsa nessuna mezza maratona quest'anno, con questi tempi qui. dobbiamo dire che purtroppo come questa macchina che si è posizionata lì in maniera, diciamo, proprio come se fosse una picca di questo concorrente, di questo automobilista, è rimasta lì a danneggiare il transito dei concorrenti. Ecco, qui intanto vediamo i bambini, quelli che hanno fatto la gara non competitiva, che si sono ben, diciamo, comportati nonostante le condizioni meteo avverse. Vedete anche i nostri operatori, diciamo, i volontari che si sono dedicati a questa cosa, però ovviamente è stato tutto molto più difficile, Moreno, anche per poter Sì, ottenere, poi cioè, anche per il pubblico, vedete anche sì, l'arrivo proprio che non c'era nella fase rispetto, sì. iniziale. C'è da dire che non è stato allestito neanche tutto Eh sì, tutto. l'arrivo per bene, cioè, ci sono stati gli addobbi, quelli che da grandi manifestazioni, proprio perché era impossibile E qui vediamo mettere proprio la l'arrivo anche moquette. con gli ombrelli, insomma, per dire, qualcuno invece vedremo anche successivamente hanno fatto anche la gara dei 10 km in condizioni, diciamo, diverse. E qui torniamo un pochino alla testa della corsa, ma vedete proprio anche la pioggia che è qui in piazza, diciamo, San Giusto Sì, qui siamo e Tretto Trieste se via delle Gagliarde a che. spingere, vedete Maio insieme a Chemei che stanno spingendo, diciamo, nei confronti diciamo proprio del tempo, perché il tempo era quello che le Cioè. No, determinava, insomma, le caratteristiche di questa competizione. questa è effettivamente una gara che con dei bonus, quindi uno era incentivato a fare la gara, cioè non c'era solo il premio per i primi, secondi, terzi, ma i premi c'erano per tutti quelli che riuscivano a fare un determinato tempo. E qui ecco proprio come vediamo questo tratto di leggera discesa, proprio questo l'unico tratto di discesa, Sì. diciamo, presente un po' nel percorso, perché poi dall'altra parte La ovviamente salita. è compensato da una leggera salita molto, diciamo, lieve ma prolungata, insomma, ecco, quindi sono i due tratti un pochino più a dislivello. E qui torniamo sempre alla gara femminile con ovviamente le atlete del Kenya, l'atleta del Ruanda sono a condurre questa prova. E Vedete, qui c'è anche quattro. Teus Zaccaria che farà la 9 km e vincerà la gara dei 9 km. E fra l'altro dobbiamo dire che questo atleta di Cassio Infrentino sarà dal prossimo anno anche farà parte della Polisportiva di Policiano, quindi si rinforza un pochino la squadra aretina proprio in virtù anche dei cross che verranno realizzati, diciamo, già dai primi di dicembre per quanto riguarda il Grand Prix. A proposito di gare, dobbiamo ricordare anche domenica prossima, Moreno, Sì. il Memorial Gabriele Annetti, trail di Lignano, 12 e 22 km, alla quale già sono iscritti intorno ai 180-200 atleti, Sì, quindi il direi un percorso buon successo. rimane invariato come gli anni precedenti, e
una, sì, una di 12, una di 22 chilometri, quindi ecco, riguarda anche il tempo. Guardate come quello che sta succedendo laggiù in fondo all'arco gonfiabile, addirittura sono stati costretti, diciamo, i nostri volontari a togliere anche le immagini pubblicitarie, le varie striscioni che sono, perché portavano via anche le transenne, quindi c'era veramente un pericolo di incolumità da parte degli atleti. Se consideriamo che Venezia in quel caso lì hanno corso con 40-50 centimetri di acqua sotto i piedi, quando nelle passerelle del ponte l'acqua alta, lì ci hanno detto sicuramente un po' peggio che a noi. Ecco, qui intanto vediamo la Mukandanga Clementine del Ruanda a staccare le più dirette avversarie, però diciamo a chi ha seguito anche la gara femminile ci hanno comunicato, insomma, che era un continuo avvicinarsi alla battistrada, poi alternare un pochino, quindi è stata una gara veramente incertissima. Ed effettivamente poi al traguardo le vediamo nello spazio di una ventina di secondi 3-4 atlete, insomma, voglio dire, quindi veramente una cosa era equilibrata molto anche equilibrata, sia maschile che femminile, erano tutte e due equilibrate esatto. Qui vediamo la seconda classificata, che invece è la Gatte Iven Geruto, anche lei un'altra delle protagoniste della gara. E qui vediamo proprio nella discesa, vedete proprio la testa della corsa femminile, e poi subito dietro, diciamo, a breve distanza il controllo dell'altra atleta, ma poi addirittura dietro ancora c'è anche la terza concorrente, quindi c'è veramente uno spazio molto contenuto. Qui intanto vediamo l'arrivo proprio di Zaccaria Taos, maglia verde per i colori del Gruppo Sportivo Fiorino, che va a vincere con il tempo di 30:14 la gara del 30:15, diciamo, per quanto riguarda la gara della 9 km e 200 metri circa. Sì, 200, sì. E qui intanto vediamo anche il transito degli altri concorrenti, ma vedete qui le condizioni meteo sono veramente impressionanti, e soprattutto proprio è qui in questo momento, dopo i 30 minuti, quindi a metà gara poco più, che si comincia a modificare l'assetto. Qui vediamo intanto Attilio Niula, che è ritornato, diciamo, in maniera funzionale anche nella competizione. Qui vediamo la terza donna, addirittura la Munguleia, e poi ecco qui poi anche la Workeva, e c'è il quartetto della Polisportiva di Policiano, fra i quali c'era anche Tartaglini, che dopo si ritirerà. Esatto, qui vediamo anche Graziani, poi vediamo anche Mori, un altro giovanissimo che è andato fortissimo, Fatichenti la stessa cosa, che si ferma alla 10 km. Poi Metrisch, ecco qui vediamo proprio anche l'atleta della Futura, questo giovanissimo atleta che è andato molto forte. Ecco, via via si succedono, abbiamo visto anche uno dei fratelli Paganelli che completa la gara. Alcuni che avevano indicato di fare la gara della 21 poi sono costretti a fermarsi, qui intanto Taras con Cardelli Vannuccini. E Vannuccini. Ovviamente sapevamo che era la Lizza, era anche per quanto riguardava il Grand Prix, quindi questa è una cosa importante. Intanto vediamo anche Tavanti che corre scalzo. È sicuramente in una condizione veramente difficile, direi, fra virgolette, perché poi anche gli appoggi, gli scivolamenti ci possono essere, insomma, tante cose. Lisi Tommaso, vedete proprio atleti, ma ecco, questo è il momento forse più critico qui della competizione. Il vento mi sembra a favore, quasi sembra così un pochino a favore. Beh, non lo so, laterale trasversale, ma soprattutto quello che metteva in serissima difficoltà erano proprio la parte organizzativa, diciamo così. Ecco, in questo caso qui veramente anche gli ombrelli si vede, dobbiamo veramente ringraziare i volontari che sono stati lì, che hanno dato un aiuto importantissimo per finire la gara, perché poi il problema era finire la gara. Sì, perché le condizioni atmosferiche erano pessime, però non era freddo, si correva però abbastanza. Il vento che... già dal giorno precedente, come ripetiamo, la frantumazione del palco, che la mattina è stato ricostruito, diciamo, in maniera molto più artigianale, ridotto. L'arco gonfiabile che lì, saltava tutto, insomma, ecco. Devo dire sinceramente che a completamento della gara possiamo dire di essere stati molto fortunati. Ci è andata bene, diciamo. Perché non è successo nulla anche da un punto di vista proprio delle problematiche per i concorrenti stessi. Vedete che stanno transitando, purtroppo, quando siamo in queste situazioni, e considerando anche la presenza anche dei vigili del fuoco che hanno dato una mano importante, insomma, dobbiamo veramente ringraziare tutti. È peccato, poteva essere
Potrebbe essere una festa totale, sì. Perché fra l'altro dai giorni precedenti, Moreno, abbiamo avuto veramente un riscontro positivo anche sul... all'esterno del gazebo lì in piazza San Jacopo. È stata una cosa funzionale. Poi il rapporto con le scuole, il discorso di aver fatto anche questo, proprio questa specie di conferenze per l'ambiente, per i diabetici, per anche per i defibrillatori. Cioè, quindi veramente una serie di iniziative che stanno collocando, diciamo, la maratona Città d'Arezzo, io direi, senza neanche essere così modesti, insomma, fra le migliori manifestazioni anche a livello nazionale, sia per quanto riguarda a livello di qualità, sì, di qualità sì, sicuramente, anche perché trovare diciamo quasi 30 atleti sotto l'ora 10 non capita, non ci sono in molto nessuna spesso gara, eccetto in qualche gara a Valencia, ecco, sì, all'estero, diciamo, queste gare così, ma per quanto riguarda in Italia l'unica potrebbe essere la Roma Ostia e forse a volte, che poi la Roma Ostia non è neanche omologato, è omologazione B, quindi diciamo che è un percorso un po' più in discesa, insomma, favorevole, quindi, sì. E qui vediamo la lunga schiera dei partecipanti che vedete stanno giungendo al passaggio, quindi veramente tanti, perché poi alla fine più di 750 gli atleti che hanno completato la gara della mezza maratona. Beh, direi che alla fine è stato un grande risultato. Ovviamente potevamo aspettarci di più, perché noi preventivamo, insomma, di avere una presenza oltre agli 850 arrivati, ma purtroppo un po' hanno qualcuno fatto delle defezioni, qualcuno non è venuto, quindi poi ci sono state mezze maratone nelle vicinanze la settimana precedente, il campionato italiano, che è quello che ha portato via sì, un po' di tutta l'Umbria, insomma, ecco. Però è andata bene, dai, certo. Cioè, diciamo che è mancato qualche persona, ma come tutte le mezze maratone quest'anno sono andate in diminuendo, non in crescendo, come quella del Pisa, che ha perso circa 300 atleti rispetto all'anno scorso precedente. E poi ecco, le condizioni a noi ci hanno voluto dire tanto. Questa è stata determinante. Qui intanto la Mukandanga, che sta conducendo la gara femminile veramente con un impeto importante, ma sapendo che si volta dietro, perché ovviamente sente molto vicina la presenza della GAT e della Mongoleia. Quindi queste, ecco, vedete qui i distacchi sono abbastanza contenuti, vedete nello spazio, anche se la telecamera ovviamente appiattisce un pochino, però vediamo la Mukandanga che ha un vantaggio di circa una cinquantina di metri, ma ancora è lunga, qui ancora ci sono 5 km. Qui siamo al 16° circa. Quindi manca. Quindi la Mongoleia insieme anche a Tiro Niola, chiaramente un'altra fase della gara. Vedete che stanno. Ecco, e poi la quarta concorrente invece la Workeba all'Etiope. E qui ecco, vediamo ancora l'altra atleta che insieme al gruppetto degli aretini sta con Gelagatte Viola, che forse poteva essere ancora più era stata pronosticata, diciamo, fra le favorite. Ecco, intanto chi per quanto riguarda Stefano La Rosa, poi qui Maio, ecco, atleta che ormai conosciamo, sempre presente alla scalata, che ultimamente è sempre stato presente, è sempre un atleta che non sgarra mai una gara, perché cioè, se consideriamo che l'arrivo anche che Mei qui, che aveva un personale intorno a loro, anche questo insieme a Vangi, erano i due atleti che potevano competere. Vedete proprio anche la spinta molto elastica considerando tutto, e qui vediamo proprio gli atleti che stanno spingendo fortissimo. Ecco qua, guardate, corre bene, comunque corre meglio di una bella corsa, sì, proprio sì, molto lineare. Questo ovviamente fa capire le potenzialità che hanno questi ragazzi, insomma. Ecco, questo Paul Vangi, ovviamente anche lui aveva un personale, diciamo, intorno all'ora, l'ora è un minuto, sotto l'ora e un minuto, quindi chiaramente è tutto da vedere. Ecco, qui vediamo proprio anche Kemei, e poi abbiamo visto anche Roger Maio dietro, sempre lì, quindi lo spazio è molto contenuto. Ovviamente se riuscivano a stare tutti e tre insieme potevano ancora ambire, diciamo, a scendere sotto il fatidico ora 1, che sarebbe stato veramente un risultato importantissimo, insomma, anche per Arezzo, un po' meno per noi come organizzatori, però sarebbe stata una grande soddisfazione considerando proprio le condizioni in cui sono stati realizzati questi tempi. Quindi vedete proprio ancora in spinta questi concorrenti, veramente una falcata importante. Vediamo Paul Kariuki Vangi,
atleta del Kenya che corre con la Run Together, una struttura che fra l'altro anche questi qui fanno opera insieme a Puro Sangue proprio nei confronti di questi atleti del Kenya, quindi sono una specie di benefattori, chiamiamolo così, fra virgolette. Qui intanto vediamo che May, che fra l'altro è stato presente anche alla conferenza stampa del sabato sera, poi Roger Mayo che ha una corsa fluida, è fantastico, vedete proprio. Poi è giovane, che lui ancora è giovanissimo. E vedete proprio come stanno spingendo. Qui siamo qui a Santa, siamo Maria. Santa Maria. Santa sì. Maria, una divagazione che è stata fatta nel tratto, diciamo, S lunga Santa Maria, sicuramente molto, molto carina. Purtroppo, come dicevamo, le condizioni meteo hanno un pochino allontanato anche un po' le. Hanno allontanato un pochino diciamo, di persone proprio anche dal percorso gara. Purtroppo quando ci sono queste situazioni sono pericolose. Sì, ma cioè, non è che pioveva e basta, c'era anche il vento, quindi... il vento che forse era quello che danneggiava più di tutti particolarmente. Vedete, sì, ma qui poi erano a momenti il vento, quindi non era sempre continuo, quindi non sapevi neanche regolarti, ti giravi in una strada e te lo trovavi di fronte proprio che ti spingeva indietro. E vedete ancora, guarda, impassibile questo, diciamo, questa corsa che era sotto le 3 chilometri, quindi voglio dire 3 minuti a chilometro. Vedete anche cartellonistica che è stata sbarazzata, buttata fuori luogo, insomma veramente, ecco, anche Di Maria sì che se faceva la non competitiva, addirittura questi già hanno fatto, stanno facendo il secondo tratto, sì, e qui ancora sono al sesto, al primo, al sesto chilometro sono. Lì era il 18esimo, qui le vogliamo proprio nella zona invece della Marchionna, nella zona interna della Marchionna, che ha creato forse qualche problema in più, ma proprio perché le condizioni meteo hanno costretto hanno costretto molte persone a prendere la macchina, anche se la macchina non doveva essere presa. Sì, qui. Stato... qui purtroppo anche il nastro che era stato messo è stato poi tolto perché buttava giù le transenne, quindi c'è stata un'emergenza un po' anche su queste cose qui, e questo ha creato qualche problemino. Qui vediamo ancora la spinta a livello femminile che è molto incerta, vedete proprio questa specie di tamburo battente tra la testa della corsa e la ammigliata seguitrice, e si volge normalmente, poi la vedremo quando arriverà al traguardo, è distrutta la Mukandanga, proprio perché ha dovuto condurre una gara sempre sul controllo della seconda, ma l'aveva perché la Ivan Geruto Lagatte era proprio lì a due passi, vedete, ragazzi, veramente impressionante questa gara, mentre invece Vangi è abbastanza tranquillo, forse se aveva più vicino anche Moses Kemei può darsi che potesse, diciamo, ottenere il risultato importante. Quindi eravamo al 19esimo chilometro e la situazione ancora era ibrida, nel senso che poteva ancora verificarsi quel salto, diciamo, anche del tempo, quei 15 secondi che potevano portarlo a scendere sotto l'ora e un minuto, che sarebbe stato veramente un grande successo. Intanto vediamo Cipriano Amilcar, che ancora l'anno scorso arrivò quasi in prossimità dei primi, quest'anno era ancora più indietro. Sì, ovviamente sono un sacco di non competitivi, 80enni, ecco, vedete ancora la cartellonistica messa un po' da parte, purtroppo è saltato un pochino tutto il meccanismo organizzativo, ma per fortuna quello principale ha funzionato, quindi è andata ancora per il meglio, e dobbiamo ringraziare anche gli operatori che hanno fatto queste riprese in condizioni non particolarmente favorevoli. E qui vedete proprio la spinta finale di questo concorrente ancora senza nessun controllo, quindi cioè proprio con un controllo perfetto anche da un punto di vista dello stile, e va a vincere questa gara con un bel distacco nei confronti degli altri concorrenti. Ecco, vediamo un po' l'arrivo. Adesso, un'ora 1:15, un'ora 1:11 era il record di Aberrechan. Quindi ecco, vediamo proprio l'arrivo a braccia alzate. E poi per il secondo posto, vedete proprio lotta serratissima per il secondo posto, Kemei che arriva secondo a 1:14, quindi quasi un minuto di distacco, però dopo vicini anche Mayo 1:21, poi 1:30 per Joel Vangi, e vedete che arrivano al traguardo. Non c'è una corsa bella comunque questa per Vangi, no. Poi Nyakundi, eccolo qui, ancora in spinta, abbastanza strutturato questo atleta della Run Together, questo keniano. Poi Indiva Robert, ancora Kenya, lo vediamo giungere al traguardo. Poi Paul Tongik, che poteva
era, diciamo, uno dei papabili, diciamo, per fare un tempone, ma sì, probabilmente condizioni metro anche questi. Sì, condizioni metro, e reduce da una mezza maratona tutte le domeniche, le ultime tre domeniche ha fatto tre mezze maratone, quindi poi Sammy Kimpegetic, anche lui 1:03:25, ma insomma qui si sta parlando sempre di tempi importanti, e siamo arrivati all'ottavo, insomma, voglio dire, capito? Poi il nono va a 1:04, ecco qui che va proprio a battere l'atleta azzurro, ecco qui vediamo anche l'arrivo di Stefano La Rosa, che sicuramente ha fatto una prestazione dignitosa, diciamo, per Arezzo. Ecco qui vediamo proprio l'arrivo dietro di questi concorrenti che stanno andando, diciamo, per il meglio. E qui vediamo anche Bouichou, atleta marocchino, sì, insieme a Bellani, sono andati anche molto bene, forse potevano fare di più. Sì, ecco, una delle personali intorno all'1:03, qualcuno era la prima volta che gareggiava in Italia. Poi Chisorio, Simukeka, vedete giungere al traguardo ancora Rono, Julius, quindi veramente il lotto di atleti era altissimo, come vedete l'unico azzurro è Stefano La Rosa. Poi il prossimo dobbiamo andare alla, direi al 25esimo posto per quanto riguarda la, diciamo, l'atleta dei colori della Polisportiva Policiano, per Yassine El Khalil, che ambiva a scendere sotto l'ora 10, probabilmente poteva essere la giornata giusta, ma le condizioni meteo anche per lui hanno dato, diciamo, esito negativo, però ha fatto 1:10:16, che sicuramente è un ottimo tempo, anche perché in Italia a volte con 1:10:16 sì, si vince le mezze maratone, insomma, voglio dire, quindi sì, non è che si fa molto molto più sforzo, insomma, ecco. Poi ha battuto anche Daishun, l'altro atleta marocchino, insomma, voglio dire, quindi buoni risultati sono venuti anche proprio dagli atleti aretini, che poi hanno vinto anche la classifica per squadre, insomma. No, quindi come sono andati tutti ottimamente, proprio, ma tutti gli aretini, non solo quelli della Polisportiva Policiano, quelli che sono, cioè quelli più forti, non ha fallito nessuno, sono arrivati, escluso Tartaglini che si è ritirato, gli altri hanno fatto, ecco che vediamo il Khalil. Il Khalil che è andato molto bene, quello in precedenza abbiamo visto Norwing e Raffaele, il polacco che però è azzurro, poi Daishun, altri atleti che si susseguono nella zona del traguardo, vedete, hanno tolto tutto il reparto qui di Farate, anche della Sicilia di Firenze. Qui intanto andiamo a vedere quello che sta succedendo, addirittura qui c'è uno scavalcamento della Lagatte sulla Mocandanga, quindi veramente sembrava qui modificato. E vedete quello che sta succedendo, insomma, in questo. E qui siamo a 2,5 km dall'arrivo circa. E qui vediamo addirittura sta staccando. Mazza, ragazzi, questo è successo di tutto. Io non avevamo visto queste immagini, quindi anche noi le commentiamo proprio come se fosse una gara in diretta. Lei continua a girarsi, si vede che non è. Era in condizioni, diciamo, di estrema difficoltà. Ecco, sapevamo che c'era stato queste alternanze, ma non sapevamo che fosse così. E quindi qui vediamo proprio Ivan Geruto Lagatte al comando, addirittura qui a quasi, insomma, 60-70 metri nei confronti della Mucandanga. Poi spinge, quando manca spinge di più, qui manca quasi un chilometro, poco più alla conclusione, sì. Quindi è successo un po' di tutto, vedete, qui ancora ci sono quei 30-40 metri vicino, La cosa ancora proprio veramente incertissima. E vediamo anche la terza, la Munguleia, addirittura anche lei cerca di spingere per cercare di riprendere prima, ragazzi, veramente impressionante. Qui vediamo l'aggancio proprio all'imboccatura, diciamo, del rettilineo conclusivo, vedete proprio c'è l'affiancamento fra le due atlete, veramente impressionante questa azione che la Mucandanga riesce a fare nei confronti della Lagatte. E vedete proprio negli ultimi 350 metri, perché sono 350 metri finali, e qui probabilmente la reazione proprio nervosa da parte della Mucandanga riesce a avere ragione della Lagatte, che sembrava oramai acquisito la vittoria a 700-800 metri dalla conclusione. Veramente impressionante quando si dice che le gare finiscono soltanto nella linea del traguardo. Questa è la dimostrazione pratica di quello che è avvenuto in questa occasione. Vedete proprio ancora in spinta, anche comunque se lei voleva vincere, era fortemente, diciamo, motivata, perché, ma guardate, ragazzi, nello spazio di 300 metri già gli dà quasi 100 metri, cioè una cosa impressionante. L'altra è crollata proprio mentalmente, penso, al di là che fisicamente. Questa va a spingere, ovviamente si volge ancora dietro, arriverà in fondo, la vedrete
la vedete proprio con le condizioni, diciamo, ecco qui proprio dell'arrivo, e poi la vediamo proprio distrutta completamente. Va a conquistare questa vittoria insperata a 700 metri dalla conclusione. La vedete proprio crollare e andare a baciare per il terreno, perché non pensava ovviamente di poter vincere. Al secondo posto per la Gatti, quindi il tempo 1:13:26, 1:13:35, quindi 9 secondi di distacco. Vedete, ancora proprio non reagisce su quello che è successo. Poi la Mungulelia, anche lei 1:13:47, veramente grande gara per quanto riguarda il settore femminile. E chiudiamo anche per Attilio Nirola, che probabilmente sta recuperando in maniera graduale. Speriamo che si rimetta per quanto concerne poi le cross, mentre arriva anche Orsucci, poi arriva Dibra. E poi Guidelli Fabio, che ha fatto anche lui 1:15:08, si prepara per la maratona di Firenze. Poi Zanetti Luca è arrivato, poi la Workeba, Bekele, anche lei altra atleta dell'Etiopia, che ha fatto 1:15:39, seguito da Di Serio Massimiliano, poi ancora Alessandro Annetti, che con questa gara qui, insieme a quella di Puglia di domenica scorsa, mantiene la leadership nei confronti del compagno di squadra Vannuccini. Quindi si deciderà tutto proprio nel trail di Lignano fra lui e il compagno di squadra. Quindi lotta serratissima anche per il Grand Prix. E poi vediamo anche l'arrivo di Malvin Matthews, che è andato molto bene, ma direi altra gara importante, con 1:16:29 per il giovanissimo Lorenzo Mori, che veramente ha, diciamo, Sicuramente ha nella sua fatto, strada, sì. ha fatto un grande risultato che lo vedremo probabilmente nell'anno 2019 protagonista. Poi arriva Francesco Pannuccini, poi andiamo La favorita era la la favorita. Gelagatte Viola, la Run Together, che effettivamente è un personale molto accreditato, insomma, un'ora 11 e qualche cosa, ha fatto un'ora 18. Eccolo qua, poi è arrivato subito dietro anche a lui Graziani, poi Imbrogno Luigi. Ecco che via via adesso si susseguono un po' i concorrenti per quanto riguarda, ecco questo qui. Poi arriva Bettarelli, lo vedete lì dietro con il cappellino. I guanti proprio invernali era. Diciamo, questa c'era stata una tregua anche per quanto riguarda il tempo. Ovviamente poteva essere ancora più spettacolo, però diciamo che alla fine Moreno Sì, è stata come abbiamo detto all'inizio, una. siamo stati Eh sì. graziati rispetto a come poteva essere, È stata perché fortunata. c'è. Peccato, è mancata un po' la coreografia finale, che Certo. poteva essere ancora migliore per quanto Però riguarda il pubblico, questa. insomma, Tutto ha sommato resistito c'era fino lo alla fine, stesso, sì, sì. non c'era come doveva essere, però Certo. siamo contenti proprio di come è andata, come è finita la cosa, perché noi a Luna avevamo già sbaragliato tutto, eravamo. No, poi abbiamo sentito anche per quanto riguarda anche i giudizi da parte della gente, ma è stata una cosa che effettivamente ci hanno ringraziato per aver sopportato, diciamo, quest'evento, diciamo, con le difficoltà che ci sono state, insomma, C'è Verini che ecco arriva. No, qui. effettivamente chi organizza sa cosa vuol dire quando ci sono le condizioni atmosferiche in questo modo. L'abbiamo sempre sostenuto, sempre, Chi comunque, non anche organizza. da queste frequenze l'abbiamo sempre detto che, diciamo, le manifestazioni con il tempo buono hanno tutta un altro risultato. C'è molta più tranquillità da parte degli atleti, però hanno apprezzato, hanno saputo capire anche le difficoltà che ci potevano essere nel realizzare un evento di questo livello, di questo tenore. Addirittura in molte gare l'hanno anche annullate, quindi noi abbiamo cercato di supportare anche questa cosa qui. Intanto qui ci sono anche le immagini con l'assessore allo sport del Comune di Arezzo, Tiziana Nisini, e poi anche, ecco, vedete il consigliere comunale, che hanno consegnato i premi agli atleti, anche qui sotto la pioggia, Sì, diciamo, perché il palco era stato allestito anche con la copertura, con la ma copertura, ma la copertura è ci stata. hanno distrutto tutto il tempo, ci hanno distrutto tutto. Ecco, vediamo comunque l'immagine della Chimera, che è ormai diventato l'emblema della maratonina città di Arezzo, Arezzo Half Marathon. E quindi vediamo anche in questo caso l'arrivo della Mukandanga, poi la Gatte, Mungulieya, Workeba e Gelagatte, le prime cinque atlete che vengono premiate in questa cosa. Quindi vedete proprio Ruanda, Kenya, 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 poi dopo Etiopia e Kenya.
Mademoiselle, Miss. Una bella gara, peccato il tempo non è stato molto clemente, il vento e la pioggia un po' ha condizionato il tempo finale, però io ho fatto comunque una buona prova, considerando che sto riprendendo ora la preparazione, mi sto preparando per correre dei cross nel mese di novembre. Nonostante delle grosse difficoltà meteo, comunque è riuscita bene, tanta la partecipazione, nonostante le intemperie erano presenti tutti i ragazzi delle scuole di Arezzo, in provincia d'Arezzo, e come al solito è riuscita benissimo. E con questo concludiamo la nostra trasmissione, ricordando la domenica trail di Lignano per quanto riguarda la partenza alle 9 del mattino, 12-22 km e sagra della pappardella alla venerdì, lepra. Sì, c'è anche venerdì e sabato, e la domenica pranzo la sagra della pappardella.